A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Buongiorno da Maurizio Martinelli, buongiorno anche dalle Charlie's Angels. E pensate un po', oggi abbiamo buongiorno anche Charlie, il dottor Antonio Venezia, buongiorno, ben trovato. Che bella sorpresa, dottore, finalmente in studio. Grazie mille intanto per l'invito, grazie Maurizio, grazie Giulia, grazie Stefania, è un piacere essere qui con voi oggi dall'altra parte dello schermo. Che Ma devo dire l'approccio? Che si prova una certa emozione, prova una certa emozione perché sai che quello che dici viene amplificato e ascoltato da migliaia di persone, quindi senti anche un po' di responsabilità, un po' di brivido. Avendo un microfono, insomma, si fanno più danni con i microfoni. Vabbè, lasciamo perdere. Vogliamo partire, Giulia? Certo che siamo quasi a metà dell'anno. Quasi a metà dell'anno, precisamente oggi è il 187esimo giorno e la Chiesa ricorda Santa Maria Goretti. Il sole è sorto alle 5:38 e tramonterà alle 20:47, mentre la luna sarà ancora gibbosa, calante, illuminata al 92.5%. Prego di inquadrare Maurizio. Ancora così, è gibbosa. Gibbosa? Calante stavolta, gibbosa calante. Calante. Quindi devi uscire un po' perché è calante. È calante, calante. Vabbè, calante, basta con queste battute squaglie perché sennò cambiano canale. Scherzavo, oggi giornata mondiale del bacio. Ma davvero? Ma sì, che bello! Guardate Attenzione. Che foto che abbiamo scelto. Bella, bella. Io invece ho scelto un'altra cosa. Non Matteo! No. Chiudete, Matteo, mandiamo. Dai. Ho paura. Dai. Che bello, mi piace. Dammi un bacino. Come? Dammi un bacino. Sì, Sergio, dammi un bacino. Ecco, un bacino. Bravo, andiamo, Un altro bacino. No. Sì, ma un altro bacino, Straordinario. Ricordiamo Francesco Nuti, questo è il suo spazio oggi. Veramente è un straordinario. Per me stava un pochino avanti con i tempi, attenzione. Gran bel personaggio, vabbè. Attenzione, perché questa festa è nata in Gran Bretagna, ma celebra un gesto talmente bello e terapeutico che tutti dovremmo cominciare a celebrarla come si deve. È vero. Mm-hmm. Secondo recenti ricerche, pare che noi italiani siamo tra i primi posti nella classifica mondiale dei baciatori. Si stima infatti che circa il 75% della popolazione si dedichi al bacio più volte durante la settimana, mentre la media mondiale si assesta intorno al 56%. Cioè, quindi noi siamo quelli che ci baciamo di più. Esatto, poi vorrei ricordare che baciarsi aiuta a bruciare calorie. Sì, quindi, sì, ragazzi, sì, mangiate bene, fate sport, ecco, e poi baciatevi. E poi baciatevi, anche se si trasmettono insomma un po' di, no? Un po' di microbi per il bacio, però si può fare questo sacrificio, si può fare. Cioè Matteo dalla regia che smontato praticamente il bacio in un attimo. Cioè io faccio una presentazione del genere e lui la smonta. Maurizio, vabbè, esci ragazzi, per favore. Vabbè. No, si scherza, ovviamente. È un bel gesto. Forse è il gesto più bello, più, no? Più bello, insomma. Sì. Sai che forse, non so se è più bello con... l'abbraccio, forse l'abbraccio. Anche l'abbraccio non è male, Sì. Beh, però il bacio diciamo che è anche intimo. L'abbraccio credo che sia l'approccio e il bacio sia. Vabbè, lo approfondiremo finale, quando insomma. Sarà la giornata internazionale dell'abbraccio. Bergerac diceva, se non esiste la inventeremo noi. Il bacio è un apostolo con rosa, com'era? Tra le parole d'amore. È bellissimo, ragazzi. Cyrano de Bergerac. C'è un quadro di Gustav Klimt, il bacio. Esatto. Noi abbiamo scelto Hayez. Vabbè, dai, andiamo avanti. Fatti del giorno, il 6 luglio del 1785 il dollaro diventa la valuta ufficiale degli USA. Certo, sono stato io quello autorizzato, c'ero. Certo, perché, ma quello sei tu sulla moneta? Sì. Quando avevo i capelli da una parte. Quando non aveva gli occhiali. Già, certo. Togli gli occhiali, vediamo. 1785, quindi 238 anni fa. Colpo di scena. Incredibile. Andiamo pensare avanti. Pensare che questo... mi viene una battutaccia. Andiamo avanti. Voglio dire, cioè 1700 loro hanno avuto questa moneta e noi 2000 anni prima praticamente già governavamo eppure siamo rimasti quelli che siamo. Vabbè, c'è stato qualcosa che non ti hanno andato nel verso, giusto. Vabbè, lasciamo perdere. 1912, ecco. Le Olimpiadi di Stoccolma, ragazzi. Nel nuovo stadio olimpico inaugurato alcuni giorni prima si tiene la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Stoccolma, alla presenza del re di Svezia Gustavo V. I giochi sono già in corso dal 5 maggio per le gare di tennis e per le altre specialità dal 29 giugno. Bella.
Una bella, bella manifestazione. Belle, sì. Andava ricordata. Vabbè. Poi, attenzione, perché qui iniziamo con le tematiche tecnologiche. Ecco. 1924, 6 luglio, 99 anni fa, ci fu la sperimentazione telefoto, attenzione, perché si tiene la prima trasmissione sperimentale via radio di una fotografia attraverso l'Atlantico tra Stati Uniti ed Inghilterra. Nasce il sistema di telefoto. Ragazzi, guardate che meraviglia. Cioè, telefoto significa che loro hanno inviato una foto. Esatto. E dall'altra parte è stata ricevuta. Hai visto? Porca miseria, una sorta di fax. Sperimentale proprio via radio, via radio. Ah, ma addirittura via radio? È proprio impossibile. Quindi 90, beh, è stato trasformato in onde radio e poi è stato decodificato e riportato. Meno male che c'è il dottor Venese che ci spiega i dettagli. Giusto, no? Sarà per Maurizio. Però 99 anni fa. 99 anni fa. No, soprattutto onde radio. Cioè, neanche tramite il toppino telefonico, come insomma, tramite fax e quant'altro. Pensate addirittura... a quanti progressi. Mamma mia, ragazzi. Mamma mia, proprio, un po' alla Star Trek, dai. Passiamo al mondo della musica e del cinema, perché nel 1964, oggi ma 59 anni fa, ci fu il primo film dei Beatles. A Londra arriva nelle sale cinematografiche il film di debutto dei Beatles sul grande schermo. La pellicola intitolata An Hard Day's Night è diretta da Richard Lester e racconta la nascita della passione dei fan per il quartetto di Liverpool. Straordinario, insomma, hanno fatto la storia della musica, poi possono anche... piacere o non piacere, ma i Beatles... Avete visto, no? Vi ricordate l'immagine clou dei Beatles sulle strisce? E come no? Durante il Covid girava un meme su questa immagine in cui c'era il tipo che camminava sulle strisce e diceva, tornava indietro, ma ha scordato la mascherina. Bellissimo, ragazzi, quella ha fatto la storia. La storia Abbey Road. Tu eri un po' più per i Rolling o per i Beatles? A me piacciono i Beatles e tra l'altro vi dico una cosa che ho letto ieri, cioè sull'importanza dei concerti, degli eventi di massa. I Beatles contribuirono al prodotto interno lordo della Gran Bretagna. Sì, certo. Quindi, ragazzi, in maniera importante. Un grande gruppo, forse per antonomasia, quando si parla di gruppi, di band, il primo gruppo che viene in mente sono i Beatles. Assolutamente. Allora, dalla musica international passiamo alla musica italiana, perché nel 1963, proprio Dulcis in fundo, Rita Pavone è prima in classifica con Cuore. Eccola. Mio cuore, tu stai soffrendo, cosa posso fare per te? Mi sono innamorata e per te pace non c'è. Rita Pavone, straordinaria. No, gli accendini, volevo che grande personaggio che è stato, non soltanto televisivo, ma insomma lei è stata veramente, lo è tuttora, un bel peperino, nel senso che era proprio vivace. Avere la forza vivace. Di lei, insomma. Oh, è una che io cantava, ballava. Io a 27 anni, ripeto, la sciatica, quindi. Una che cantava, ballava, fino, insomma, fino a poco tempo. Adesso quanti anni ha? Non lo so, ma ce l'ha la sua età adesso, Rita Pavone. Very compliments. Ce l'ha. Allora, a proposito di età, questi ingressi così, ma non è carino. Dai. Abbiamo in collegamento il nostro direttore Claudio Michalizio, scusa Claudio, però lo vedi che non è colpa mia, direttore, non è colpa mia. No, lo so che le serpi sono altre, però buonasera, anzi buongiorno, guardate le 10:10 come siamo già fusi, benvenuti. A casa di amici. Te già è sera, Claudio, la mattina ti alzi prestissimo per essere in onda alle 7, quindi ti capiamo perfettamente. In effetti mi preparo il brodino adesso. Allora, vediamo quali sono le notizie in primo piano, partendo evidentemente dalle notizie che riguardano purtroppo la guerra in Ucraina, perché le notizie che arrivano dal fronte confermano come sia in corso uno dei più duri attacchi dall'inizio della guerra. A Leopoli ci sono almeno 4 vittime in un attacco missilistico che sarebbe stato lanciato dall'esercito russo. Il presidente ucraino Zelensky dice che la controffensiva annunciata nelle scorse settimane sta procedendo lentamente perché in ritardo stanno arrivando le armi che sono state sollecitate all'Occidente. Le notizie italiane, stanno uscendo i dettagli sul testamento di Silvio Berlusconi che è stato letto nelle scorse ore alla presenza di tutti i familiari. Per quanto riguarda l'impero del Biscione, il gruppo
gruppo Mediaset, la maggioranza delle azioni di Fininvest resterà in capo ai due fratelli maggiori, ai due figli maggiori di Silvio Berlusconi, Marina Berlusconi e Pier Silvio, a tutti gli altri porzioni del patrimonio in parti uguali e un contributo, diciamo così, alla sua ultima compagna Marta Fascina. In realtà, dice Berlusconi, nelle sue ultime volontà, nessuno all'interno dell'azienda, nessuno dei figli, deve prevalere sulle scelte future del nostro gruppo editoriale. E chiudiamo con una notizia che preoccupa, perché secondo le stime dell'OMS entro il 2050 metà della popolazione mondiale sarà miope. Stiamo parlando di un disturbo che, per quanto riguarda noi italiani, riguarda almeno 15 milioni di abitanti. L'aumento di questa patologia è attribuibile a una serie di fattori, tra cui la predisposizione genetica, l'influenza dell'ambiente circostante, ma anche i recenti stili di vita, quelli che ci hanno portato, per esempio, a essere sempre ricurvi sui telefonini, sui tablet, sui computer. È evidente che affatichiamo i nostri occhi e questo, a lungo andare, dice l'OMS, ci presenterà il conto. Io mi fermo qui. Grazie Claudio Michelizzo. Direttore, grazie. Io sono già avanti. Beh, noi ci siamo già, ci siamo già dato come miopia e quant'altro. Anch'io dovete sapere che non ho gli occhiali perché me ne servirebbero tre paia diverse, quindi ho preferito va bene così. Nulla. Esatto, così io brancolo nel buio. Ci vediamo domani. Grazie, ciao a tutti. Grazie. Grazie a Claudio Michelizzo, che chiaramente seguiremo poi domani mattina a partire dalle 7 sempre su questo canale 14. Allora, noi diamo linea a Matteo perché tra un po', insomma, c'è una sorpresa. Abbiamo già un collegamento previsto, insomma. Bene, perfetto. Linea a te, Matteo. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Bene, rientriamo in diretta. Allora, facciamo così, ce la giochiamo di fino, come dicono quelli che giocano bene a padel. Allora, fissato proprio. Esatto, ormai fissato. Poi un giorno mi divertirò a mandarvi come gioco, perché vediamo. Potrei, insomma. Ah, io ti ho visto. No, gioco, ma adesso gioco bene. Vabbè, si scherza, ovviamente. Allora, Matthew, siamo pronti? Vogliamo mandare questo video e poi annunciamo il nostro ospite? C'è una ragione che cresce in me e l'incoscienza svanisce. È come un viaggio nella notte finisce. Dimmi che senso ha dare amore a un uomo senza pietà. Uno che non si è mai sentito finito, che non ha mai perduto mai per me, per te, una canzone. Mai una povera illusione, un pensiero banale, qualcosa che rimane invece. Beh, insomma, mamma dai. Mia. Eccola qua, ce l'abbiamo in diretta, la vincitrice di quest'anno, The Voice Senior, Maria Teresa Reale. Buongiorno, ben trovata. Ben trovati anche a voi. Tutto bene? Ma poi ha scelto un brano facile, insomma, voglio dire, no? Di tutti i giorni, una mattina si alza e va in doccia e canta un brano di Anna Ox, insomma, una cosa facile. Ma non è solo quello, è che a parte che i brani non è che li potevamo scegliere noi. Loro ci dicevano: guardate, dovete fare questo, dovete fare quest'altro, per cui è stato un escalation da Bruno Mars a Alex Britt e poi alla fine con Anna Ox, insomma, è stata abbastanza dura. Io non di tutto andare, praticamente però. Di tutto, sì. Cioè da Claudio Villa a John Lennon, tutto quello che c'è dentro, vabbè, diciamo, vabbè. Diciamo così, esatto. Ecco, esatto. Mettiamola così. Giulia, vai, sparaci qualche... Perché ovviamente per tutti, ciao, i nostri Giulia. Amici che ci seguono, buongiorno. Allora, io volevo capire un po' come si è evoluta la passione, no? Questa tua grande passione per la musica in questi anni, che ti ha portato dove sei ora? Perché potrebbe essere utile a tutti quelli che ci seguono e che vogliono entrare a far parte di questo mondo. Allora, io dico subito che a parte che io avevo già cinque anni ho cominciato a suonare, mi avevano regalato i miei genitori un pianofortino, sai, quelli dei giocattoli così, e mi sono messa a suonare, a orecchio suonavo così, tant'è vero che mio padre poi, non puoi
non puoi suonare così ad orecchio, e quindi in automatico mi ha mandato a scuola. Dalla scuola sono andata poi in conservatorio, ho cominciato ad andare in giro a fare piano bar insieme a Gabriele, che purtroppo non c'è più, e per 34 anni ho fatto questo mestiere, quindi sono una che ha avuto tante esperienze, diciamo, è così. E però poi con la morte di Gabriele ho smesso e ho aperto un'accademia che adesso è convenzionata con il conservatorio. E poi mi hanno detto, ok, vedi di andare a The Voice. Ho detto, ma no, assolutamente, io non volevo andarci, non ci volevo proprio andare a The Voice Senior. E invece, siccome io collaboro tantissimo con Grazia Di Michele, la cantautrice, e lei ha detto, no, tu ci devi andare, vai e vinci. E hai vinto. Hai visto? Sì. Che orgoglio! Poi volevo ricordare una terra meravigliosa che è quella di Sora, e viva la sociaria, piena di talenti, è vero Maria Teresa? Ma scherzi, e beh, a Sora è nato anche Vittorio De Sica, vuole dire, mia... quindi cioè... sì, diciamo, diciamo così, abbiamo spaccato, quindi ho maciullato un po' di gente lì dentro. Lì c'è l'aria buona, si mangia bene, e quindi e poi alla fine escono fuori i frutti, quelli importanti, insomma, tra l'altro. No? Che lì c'è anche, non è proprio lì vicino, ma insomma c'è anche il Licinio Refice, il conservatore di Frosinone. Tant'è vero, io sabato 8 di 8 luglio, sabato, questo sabato sono ospite loro al festival dei conservatori, quindi è stato un onore per me, anche perché io, avendo fatto parte del conservatorio di Licinio Refice di Frosinone, quindi è un onore per me essere ospite in queste manifestazioni abbastanza importanti a livello nazionale. Bello, mi fa piacere, mi stai riportando un po' in... Io ho frequentato il Licinio Refice, quindi poi sono passato a Santa Cecilia, però sì, i primi anni l'ho fatti lì. Io ho fatto tromba lì e poi pianoforte a Santa Cecilia, quindi poi sono un po' che meraviglia, mi stai aprendo un mondo. Non mai sentito, Teresa, il primo pianoforte che era bianco e arancione, per caso? Eh sì, erano questi, erano bianco e esatto, te lo ricordi? Perché abbiamo iniziato tutti con quello, con quello, vabbè, mi fa piacere, mi fa veramente piacere. Quindi anche tu suoni il pianoforte, nel senso come strumento principale, perché ho visto il brano di Ares Britti. Ho fatto il quinto anno di pianoforte, poi sono passata a canto e ho finito con canto, però poi quello che conta più di tutti è poter fare esperienza accompagnando le persone, quindi io mi metto, suono e canto, io me la canto e me la suono praticamente, ecco. Bisogna far così. Ma sì, anche se adesso il nuovo ordinamento del conservatorio non è che sia così, a noi ci facevano trottare, non so se ti ricordi, quindi adesso invece il nuovo ordinamento è più facile, è tutta un'altra storia, adesso si chiama laurea, quindi... Adesso sì! Adesso sì, quindi noi abbiamo lavorato tanto e si chiamava diploma. Questi lavorano poco, scusatemi se parlo così, ma è sono vero. Reali di fatto. Quindi quando... È vero. Io però non ho preso quell'altro di jazz 4 anni fa, 5 anni fa, quindi già considerata laurea però. Eh sì, quindi considerata laurea. Pensare di essere laureato in musica. Non frega niente a nessuno, però vabbè. No, mi fa veramente piacere... Mi fa veramente piacere parlare con te perché parliamo più o meno la stessa lingua e poi tra l'altro son curioso di capire, sì. Cioè, ma alla fine questa partecipazione in Rai e questo in qualche modo anche momento di notorietà, no? A livello musicale ti ha creato qualche problemino tra virgolette oppure ti ha aiutato magari a far conoscere magari anche le tue canzoni che hai scritto magari erano rimaste nel cassetto? No, assolutamente non mi ha creato alcun tipo di problema. Io adesso ho firmato da quando Gabriele non c'è più, perché io sono stata, era un duo abbastanza conosciuto, noi abbiamo fatto le navi da crociera, siamo andati in America, siamo andati in Canada, in Sud America, abbiamo girato tantissimo. Poi purtroppo lui è venuto a mancare nel 2015 e ho deciso di smettere proprio, di non cantare più ma darmi soltanto all'insegnamento. Quindi ho aperto questa accademia che è convenzionata a livello con il conservatorio, noi siamo tutti professori che prepariamo i ragazzi agli esami di ammissione al conservatorio. E questo fatto, io non volevo più cantare, non andava più. E sinceramente quando ho vinto ho avuto un attimo di sbandamento, dico, ma devo ricominciare.
E invece poi con altri miei colleghi che sono anche concertisti abbiamo formato questo quintetto che praticamente cominceremo però nei teatri e non le piazze, non facciamo le piazze, e quindi faremo un quintetto che non è soltanto jazz, ma ci sarà anche blues, musica di Nora Jones, di Baccarat, insomma un po' mista come repertorio, un misto come repertorio. E quindi non mi ha creato alcun tipo di problema. All'inizio ho avuto un po' un attimo di paura, ho detto oddio, non che mi succede, che devo fare, che devo fare. Però la cosa bella, ecco, che dove vado mi riconoscono tutti, però ecco, io sono rimasta così come sono, perché a volte questa cosa qui può sbandarti un po', oddio, io adesso sono note, invece no, io sono, dico, vado avanti sempre con il mio motto, sono reale, dico il mio nome di fatto, sono così come mi vedete. Ecco, la cosa importante è che riesci magari ad aiutare i giovani e fai una grande cosa, e ti ringrazio. Questo è, diciamo che ho dato un esempio che non si può mai dire mai. Io adesso ho 61 anni, quindi non è che sono una ragazzina, voglio dire, a 61 anni mi ritrovo con questa notorietà, quindi anche perché sono la prima donna che ha vinto The Voice Senior, di solito sempre maschietti. E quest'anno invece li ho stracciati tutti. Il nostro orgoglio! Forza le donne! Viva le donne! Io lo dico sempre, cioè una marcia in più, lo dico sempre. Io ho ottenuto una donna che suona, quindi è ancora più rafforzata la cosa, no? È vero, è verissimo. Ma io non so se ci abbiamo altre domande, se no io la saluterei qua, perché a parte che... Soltanto ecco. Dire che ti aspettiamo in studio, Maria Teresa, perché non vediamo l'ora. Sì, ma mi farebbe piacere venire, perché io adesso il 22 di luglio sto preparando qui a Sora The Voice Senior. Verranno a trovarmi quelli che hanno partecipato con me, alcuni, non tutti, perché eravamo tanti. 8 di loro vengono a trovarmi, che hanno partecipato con me in trasmissione. Per cui, e ci sarà anche Melissa Agliottone, che è la ragazzina che ha vinto The Voice Kids. Esatto. E quindi, sì, senti, ma io ci rientro. Io ci rientro. Non ci arrivo perché ancora devo fare i 60, li devo fare, quindi non ci rientro. Se hai 59 ci rientri. E anche lì, per fortuna neanche allora lì. Devo aspettare. Devo aspettare. Io sto preparando altre persone per The Voice Senior 4 adesso, Allora dai, ci dobbiamo organizzare. Ci dobbiamo organizzare. Sto preparando, davvero. Sono persone che hanno 60 anni, vengono qui da me, da Pescara. Ma che meraviglia! Da Benevento, sì, da Civitanova Marche, stanno venendo qui da me per farsi preparare per la prossima edizione. Ma noi siamo un popolo di musicisti, musicalmente siamo bravissimi, dai, quindi ci sta. Maria Teresa, grazie davvero. Grazie. Ti aspettiamo qua. Un saluto. Vi porto Ministro Iottone, va bene? Perfetto. Okay. Saluta mamma Fannina, un abbraccio. Grazie. Mamma, mia, ha fatto 94 anni ieri. Quindi. Mamma mia, facciamo gli auguri, allora. Certo. Facciamo gli auguri, ovviamente. Grazie, buon lavoro. Mille. Buon lavoro. Allora, insomma, bello quando si parla poi di musica. Che di questa emozione, cosa questa cosa mi tocca veramente. Che altro, sono emozionata. Sai che cos'è la cosa bella? È che la musica rende vivi, vedi? Sì. Cioè, si parla di musica, si ritorna un po' a parlare di quello che poi in realtà ci ha fatto esplodere questa grande passione. 4-5 anni, la stessa cosa mia, vedi? Il pianoforte, quello piccolino, che non si può dire perché no. Ma si può dire, dai, si può dire. Abbiamo tutti iniziato col Bontempi, quello bianco e arancione, a suonare, era un giocattolo, però da lì poi è partita la passione per la musica. Ma pensate un po', vedi, tante volte i giocattoli possono comunque essere molto... Predispongono. Allora, andiamo in pubblicità, Matteo, e poi rompiamo le scatole al dottore qui vicino a noi. Preparati, Antonio. Sono pronto. Vai. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. 10:30, ritorniamo in diretta. Sembra di tornare un po' bambini quando si parla poi di musica e vedere queste persone straordinarie, anche
che hanno insomma passato gli anta, però sono sempre giovani e mi piace questo, mi piace da morire. Allora, c'è il segno del giorno e soprattutto sì, ci sono i compleanni, non ce ne siamo dimenticati assolutamente, è cara Stefania. Il segno fortunato del giorno, che è? Che è il leone. Ah, però, voglia di evasione, il desiderio di evasione e di fuga in un mondo che dia libero sfogo ai tuoi sogni, oggi si fa sentire con maggiore forza. Lo senti come un invito a una trasformazione che forse è a sua volta un sogno che comunque ha un senso ascoltare e provare a seguire. Lasciando che la fantasia abbia briglia sciolta. Bene. Il lavoro continua a essere prepotentemente protagonista, impegnati come tuo solito, ma evita di strafare per ridurre le tensioni. Il mantra del giorno è: i film già immaginati non commuovono. Ah, però, è vero. Che, di che segno sei, Antonio? Capricorno. Ah, però, ah, attenzione. Che bel segno! Tosto, chissà tosto. Come mai è venuto dentro di me. Vabbè. Senti, facciamoci i compleanni, dai. Chi è che compie gli anni oggi? Anno? 6 luglio, attenzione. Abbiamo Sylvester Stallone. Ah, beh, il grande. Sicuramente ci New segue. York. Qui era bambino, però. Un giovincello. Qui era bambino. 1946 lui, sì, eh? Sì, sì. 46? E poi abbiamo... Mamma mia, pure lui ce l'ha, eh? 78? 75? Aiutatemi. Oddio, 77. 77? Mamma mia! Okay. Mamma mia, ragazzi, 77 anni, io ci metterei la firma a arrivare come. Ma non li dimostra, dobbiamo no. ammetterlo, eh? Sembra un sessantenne, insomma. Sì, sì. Vabbè, sì, qui forse bene, è una sì. foto. È come te, Maurizio. Come me, come me. Vabbè. Vai. E poi abbiamo Luigi Di Maio. Ah, come no? Sì, no? Sì, sì. Militante del Movimento 5 Stelle, attuale vicepresidente della Camera dei Deputati. E poi la 52enne Cristina D'Avena. Oh! 52 anni. Mannaggia la miseria. 52 anni, ragazzi. Io ho avuto l'occasione di incontrarla, devo dire, insieme ovviamente anche alla sorella. E è davvero simpaticissima. Vi posso garantire che Cristina è davvero così come la vedete. È simpaticissima. 52 ne fa? Adesso si riporta bene, eh. 52 anni, vabbè, auguri anche a Cristina D'Avena, vai. E poi il presidente degli Stati Uniti d'America, George Bush, nato nel 46 pure lui. 46. Vabbè. Per ultimo, ma non ultimo, Max Gazzè a Roma. Abbiamo ricordato anche qualche giorno fa. 67. Sì, per una canzone che è andata proprio virale. Lui del 67. Ah, classe di ferro, la classe di ferro, 67, grande musicista, gran bassista, sì, mi piace, sì, mi piace Max Gazzè. Vabbè, insomma, abbiamo fatto gli auguri un po' a tutti questi, sono finiti? Sì, sono vabbè, finiti. Insomma, dai, ma è chi smilicia, bellissimo, visto che oggi è la giornata. A proposito di chi smilicia, ma noi ce l'abbiamo il video di chi smilicia? Dai, faccelo ascoltare. Un giorno di pioggia, Mirko e Giuliano incontrano Licia per caso. Poi Mirko, finita la pioggia, incontra e si scontra con Licia, e così il dolce sorriso di Licia nel loro pensiero ora c'è. Kiss me Licia, Licia. Certo il loro cuore, il cuore. Mamma mia, ma incredibile. La colonna sonora della mia vita. Incredibile, tra l'altro stavo guardando, non so Giulia perché, oggi. Non so perché qualche giorno fa mi è apparso il gruppo dei Beehive. Bellissimo. No, davvero, non sto scherzando, non lo so perché. Tu eri uno di loro? No, allora si io ho avuto, lui? In altre situazioni ho avuto la possibilità di intervistare il cantante, quello che era Mirko, credo. Mirko, però in realtà lui si chiama in un'altra maniera, adesso non mi ricordo come si chiama, però veramente mi hanno fatto davvero ridere, più che altro con i capelli giallo-rossi, queste cose strane. So. Cioè, io dicevo sempre a mia madre, l'ingenuità delle cose. Nei cartoni animati anche il gatto è azzurro. Mia mamma dice la fantasia. La fantasia. Ero curiosa di capire fantasia, un po' come mai. Allora, torniamo seri. Torniamo seri. Torniamo molto seri perché si parla di un argomento importante. Prego, assolutamente. Dai, abbiamo... Allora, intanto io vorrei introdurre nuovamente, per chi ci stesse seguendo soltanto da ora, male, tra l'altro, il dottor Antonio Venece, CEO e founder di Geeks Academy, in studio finalmente. Oh. Non vedevamo l'ora. Grazie per l'invito, è una bellissima esperienza essere dall'altro lato dello schermo.
insomma, ecco. Mette una certa emozione, devo esatto, dire. Esatto, questa è l'emozione che proviamo noi ogni giorno, perché pur facendolo da tanto tempo, insomma, l'emozione c'è. Allora, vogliamo fare un riepilogo delle puntate precedenti? Assolutamente, assolutamente. Ci siamo concentrati su un discorso molto semplice. Oggi l'economia, influenzata dai cambiamenti tecnologici, sta cambiando in maniera molto veloce le professioni legate al mondo del lavoro. Abbiamo parlato del metaverso, abbiamo parlato della cyber security, dell'intelligenza artificiale, del mondo dei big data, del mondo dello sviluppo dei videogiochi, e abbiamo raccontato come oggi queste aree ad alto potenziale, perché così le chiamiamo, offrono delle opportunità di lavoro a chiunque abbia passione e motivazione. Abbiamo parlato poi dell'automazione, esatto, e quindi delle problematiche che queste ci porta. A proposito di problematiche, io penso che la paura più comune è quella che in futuro molte professioni poi verranno sostituite, no, dalla tecnologia. E cosa ci dice a questo proposito? Allora, il World Economic Forum ci dice che molti dei lavori che oggi esistono spariranno entro il 2030. Spariranno perché già oggi, con le tecnologie che noi abbiamo, potremmo sostituire, a seconda del comparto industriale che prendiamo come riferimento, dal 30 al 70% degli attuali posti di lavoro. La cosa che oggi colpisce è che l'automazione non colpisce solo i lavori manuali. Nella storia noi ricordiamo, no, la grande rivoluzione industriale portata dai filatoi, no, del movimento luddista, di coloro che andavano a distruggere queste macchine che filavano e quindi sostituivano tanta forza di lavoro. Oggi la caratteristica è che con l'intelligenza artificiale anche tanti lavori di concetto, quindi lavori nell'amministrazione, verranno sostituiti dall'intelligenza artificiale. E quindi le previsioni ci dicono che 85 milioni di posti di lavoro nei prossimi anni spariranno. Colpo però di non scena. È preoccupante, attenzione. No, un attimo, solo che devo riprendermi, ma quindi hanno ragione? Cioè, è un dramma questo? No. Allora, hanno ragione a dirci che 85 milioni di posti di lavoro spariranno, ma la buona notizia è che ne verranno creati 97 di nuovi di posti di lavoro, quindi come vedete dall'immagine, in sovrimpressione, ci sarà un saldo comunque positivo. Però dov'è qui la sfida? È che questi nuovi lavori richiedono un minimo di impegno. Sono i lavori legati al mondo geek. Chi sono questi geek? Quelli che una volta chiamavamo nerd, oggi sono i geek, sono gli appassionati di tecnologia. Quindi queste sono nuove professioni che richiedono un minimo di impegno, perché bisogna imparare ad usare le tecnologie. E qui veniamo con il lavoro che è stato fatto nelle puntate precedenti con voi e con te, Giulia, cioè abbassare il livello di timore. Cioè, queste professioni abbiamo dimostrato che sono accessibili, cioè non bisogna essere degli Elon Musk, no? Il fondatore di SpaceX, di Tesla, che studia fisica. No, si può essere delle persone normali, non laureate, ma dei diplomati, avere il piacere di imparare cose nuove, ed ecco che si può entrare in queste nuove professioni. E lo abbiamo dimostrato con tanti esempi, poi ne riporteremo uno alla fine del mio intervento. Sono tornata a respirare adesso, mi ha tranquillizzato. Ma sono legate alla tecnologia questi nuovi lavori? Assolutamente sì, perché le tecnologie ci stanno cambiando la quotidianità. E ultima, questo è l'anno dell'intelligenza artificiale, no? ChatGPT. Ora, voi sapete che utilizzare questo strumento è di una estrema facilità, bisogna poi imparare ad interrogarlo, perché non fa tutto da solo, quindi a seconda della qualità delle domande che gli poniamo ci darà delle risposte. Quindi, di nuovo, la tecnologia non si attiva da sola, siamo noi ad attivarla, e quindi risponde alle nostre sollecitazioni. Ma già ChatGPT ci permette di ridurre la presenza di persone che scrivono articoli, per esempio, per blog.
la creazione di nuove immagini. Ecco, questo però che cosa ci dice? Ci dice semplicemente che se noi impariamo ad utilizzarla, probabilmente faremo il nostro lavoro più velocemente. Questa è la differenza. Quindi anche con la stampante, no? Che sembrava che doveva eliminare la carta dagli uffici. Non avete notato che c'è più carta oggi? Ed è anche un problema il fatto, esatto, che ci sia più carta. Ma esatto, lo dicevano anche all'inizio, no? Quando nacque la radio. E quando la tecnologia magari doveva sostituire la radio, gli altri strumenti di comunicazione, oppure la radio con la carta stampata. In realtà è sempre esistito tutto perché esiste l'integrazione, il processo di integrazione, giusto? Assolutamente sì. Quello che cambierà è che oggi anche le tute blu dovranno indossare la camicia bianca. E anche loro diventeranno colletti bianchi. Perché molti dei lavori che oggi li vedono presso una catena di montaggio con la tuta blu, tra poco li vedranno dietro un computer a monitorare quella stessa catena di montaggio. Per fare questo passaggio c'è bisogno di un po' di impegno, vale a dire fare un po' di formazione, ma ripeto che è accessibile a tutti, a tutti. Ecco, a questo proposito, io penso che ci sia sempre la... Noi tendiamo a dare la responsabilità all'esterno, quindi non c'è lavoro perché c'è un motivo specifico che è riportato nell'attualità, quindi nella società, ma in realtà dovremmo essere anche noi, no, ad assumerci le nostre responsabilità e a capire che noi dovremmo muoverci e quindi rimboccarci le maniche per arrivarci. E a questo punto le chiedo, dottore, cosa dovremmo fare? Formarci come? Allora, esistono delle aree che noi abbiamo definito alla Geeks Academy, dopo una serie di studi, ad alto potenziale di lavoro. Che cosa significa? Sono delle aree, che qui vedete in sovrimpressione, dove la domanda di profili è superiore all'offerta sul mercato del lavoro di questi. Che cosa significa? Rapporto Union Camere, che viene pubblicato ogni anno, ci dice ambito per ambito la difficoltà delle imprese a trovare dei profili professionali. Pensate voi che in certi settori su 10 offerte di lavoro 7 non si trovano, e basterebbe fare un percorso di cyber security, come avete visto, e abbiamo ragazzi che erano cassieri al supermercato e oggi lavorano come security analyst. Abbiamo Mario di Nettuno, lavorava nell'auto officina del papà, adesso lavora a Roma dietro un computer in camicia bianca. Ecco, questi sono degli esempi concreti di come sia possibile oggi con un corso part-time, perché sono ragazzi che lavoravano e hanno studiato in parallelo al lavoro, studiano la sera e nel weekend. E qui vengo a te, Giulia, è giusto, bisogna rimboccarsi le maniche, un minimo di sacrificio che però viene ricompensato, quindi non tutti i weekend ce ne andiamo a fare, non so, le gite. Un weekend sì ed uno no, ci dedichiamo invece allo studio. Anche perché dopo questo studio di gite ne farete proprio tante, perché potrete finalmente permettere. Che è un po' potrebbe essere, no? Classifichiamo un po' la gavetta di una volta, che voglio dire, lì ti impari un mestiere. È un investimento personale. Certo, mi sembra la cosa più giusta e più logica. È molto bello come esempio questo, Maurizio, gavetta. Però una gavetta che fai di fronte a un computer pulito, senza neanche sudare. Sì. Quindi assolutamente corretto, una gavetta che però rispetto al passato è decisamente più ti prepara più alla nuova formazione, ti prepara al nuovo lavoro. Matteo, ti diamo la linea? Prego. A casa di Amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. A casa di Amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli. Bene, rientriamo in diretta. Abbiamo, diciamo, un po', come dire, tagliato quello che stava dicendo il dottore perché avevamo degli impegni pubblicitari, però in conclusione so che c'è una cosa importante perché per quanto riguarda anche le borse di studio, quindi concludiamo. Direi forse la cosa più importante. Insomma, certo. Voi state comunicando molto sul discorso accessibilità alle nuove professioni, quindi l'accessibilità è duplice, da un lato in termini di capacità di poterlo fare, quindi chiunque lo può fare e abbiamo portato tanti esempi. Valerio, che lavorava in una cooperativa di polizia, oggi lavora come security analyst. E poi c'è l'accessibilità in termini di potersi permettere di frequentare questi corsi che sono chiaramente di un'accademia privata con il concorso Parli Geek, ovvero Do You Speak Geek? Molto semplice, basta mandarci un testo che dimostri la motivazione e la passione a voler fare
un certo tipo di studio. Vi porto un esempio, l'ultima vincitrice, noi ci riuniamo con la giuria ogni 15 giorni. Le borse di studio vanno dal 40, 60, 80%, quindi fino a 6.000 euro della retta di frequenza. E quindi abbiamo il caso di Giulia, una ragazza, in questo caso laureata all'università, che però ha deciso di specializzarsi in un'area. Lei, e ce ne sono poche, quindi invito le ragazze a considerare queste professioni, studierà cyber security. Noi ne abbiamo formate già in passato diverse, ne abbiamo una, Alice, in corso, che sta già lavorando, quindi studia e lavora, perché la domanda da parte dell'azienda è così alta che non aspettano neanche che gli studenti finiscano. Quindi ricordo, basta scrivere una lettera di motivazione perché si vuole ottenere quella borsa di studio, perché si vuole studiare intelligenza artificiale, big data, cyber security, sviluppo videogiochi. Ogni 15 giorni ci riuniamo e ne abbiamo 24, quindi ce ne sono in abbondanza quest'anno per permettere a chi veramente ne ha bisogno di approfittare. Allora, dove devono scrivere? Dove devono inviare il tutto? Nella slide era riportato in basso la mail info@geeksacademy.it. Ora non si vede, però insomma vedete, perché c'è il serpentone logo sotto, esatto, però vabbè, vabbè. Vedete il logo, okay. Geeks, come diciamo noi all'italiana, jacksacademy.it, quindi info@jacksacademy.it. Perfetto, grazie. Grazie. Benissimo, e tutti in coro, stay geek. Okay. Vi aspettiamo. Perfetto, allora ci giochiamo alcune curiosità, prima poi del piatto in conclusione della trasmissione, ovviamente poi c'è la dottoressa Giulia che ci dà la sua chicca finale con l'aforisma, però ci sono delle curiosità particolari. Sì. Ecco, sì, chi è che parte? Sì. Vai, Stefano. Vai, Stefi, parti tu, vai. Mary Von Rocha Morales, una donna brasiliana, si dice così? Immaginavo. Sì, da cognome, immaginavo. Ha deciso di sposare ufficialmente un pupazzo di pezza di nome Marcelo. Ebbene sì, abito bianco, anello, giuramento e bouquet lanciato tra le sue compagne pupazze single. Sembrava solo una simpatica trovata brasiliana, ma poi la storia ha preso veramente... È vero, ragazzi. È vero. Testimonianza. Sì, perché lei ha cominciato a fare... Abbiamo anche una foto, averlo. Una foto. Ah. Potremmo averlo fra poco. E comunque lei è documentata... Fantastica. La testimonianza. Sì, sì. Soltanto che... Praticamente loro sono andati anche in crisi. Altro che tecnologia qua, dottore. E cosa è successo? Andando in crisi, perché lui è un po' un rubacuori, questo fantastico pupazzo di nome Marcelo, e l'ha tradita con un'altra pupazza. Ah, e quindi in è questo momento anche di... da testate importanti, ragazzi. Sì. No, ma ci credo, però sto dicendo come siamo messi noi, insomma. Sì, sì, infatti. Che vi devo dire. Comunque lei è rimasta incinta in questa... E di chi? Del pupazzo? No. No, dai, per favore. Rimane il dubbio. Nel frangente in cui è stata single, diciamo che si è fatta un po' gli affari suoi, sì, no? Sì, si è fatto un po'. Eravamo riusciti a tirare su un po' la situazione con il dottor Antonio Meneci. E adesso l'abbiamo ammazzata, no, c'è la famiglia intera, ecco. Cioè, ma c'è gente veramente che fa, cioè, ma che poi grandi testate importanti gli dedicano, sì. È preoccupante sta cosa, preoccupante. Ma lei perché facendo sempre i vari video di vita quotidiana col suo Marcelo, è arrivata a 56.000 follower, e quindi giustamente poi diventa 56.000 follower. Niente ragazzi, stay geek. Più che follower li sottolineerei in maniera diversa, però va bene, per carità di Dio. Vabbè, andiamo avanti, dai, spariamocene un'altra, per cortesia. Vai, ragazzi, però almeno ci hai regalato un momento veramente di leggerezza. Sì, sì. Salutiamo il pupazzo. Ciao, Marcelo. Marcelo. Vabbè. Allora, io invece volevo parlare di una qualcosa che riguarda ancora una volta i follower social, eccetera, quindi in qualche modo anche di tecnologia, ma anche di psicologia, perché degli studi affermano ovviamente che la quantità di tempo necessaria per stare bene mentalmente e quindi da trascorrere sui social è di 30 minuti al giorno, cioè noi dovremmo scorrere meno, come dire, ecco, scrollare, il termine giusto, le home dei nostri social almeno per 30 minuti al giorno e basta. Poi
noi ci dedichiamo magari al lavoro sicuramente online, ma proprio per questo, visto che nella maggior parte dei casi si lavora di fronte ai PC, è sempre meglio come dire discostarsi un po' dai social, no? Fa sempre bene da ma soprattutto 30 minuti da dedicare ai social vuol dire che tu non fai niente tutto il giorno. Alcuni studenti universitari hanno drasticamente ridotto il tempo giornaliero, diciamo così, passato sui social e si sono sentiti meno ansiosi e più produttivi. Più produttivi ci sta, però ecco, pensate alla reazione, a questa conseguenza, si sono sentiti meno ansiosi. Ecco perché questa la chiamerei anzianità invece di anzianità. Ansiosità. Quando mi chiedono sei ansiosa, no, sono anziana, quindi sono ansiosità. Quindi come si sono disintossicati da un certo punto di vista? Secondo i ricercatori, più che limitarsi strettamente a 30 minuti di uso giornaliero, conta l'impegno che mettiamo nel ridurre il tempo passato, per esempio, su Facebook e company. Un semplice intervento di come inviare un promemoria giornaliero può motivare le persone a modificare il proprio comportamento e migliorare le proprie abitudini sui social. Tu ci vai sui social, dottore? Io devo ammettere che li uso molto anche per lavoro. Ecco. Chiaramente poi io uso LinkedIn. Beh, la professionale, certo. E quindi è un lavoro, ma tra l'altro anche per i giovani che cercano lavoro, LinkedIn è fenomenale. Sì. Oggi è il numero uno degli strumenti per trovare lavoro. Sì, sì. Facciamo una lezione, si chiama LinkedIn efficace. Quindi spieghiamo, ogni volta che tu fai un corso, prendi una certificazione, la devi subito uploadare, quindi caricare sul tuo profilo, perché viene agganciata poi dagli algoritmi di ricerca. Questo è produttivo, è un uso produttivo. Diciamo. Però io adesso non è che voglio fare diciamo quello che non è presente sui social, però ho notato che se tu scrivi a un post magari che riguarda, non so, un tipo di argomento e sei contrario a quello, vieni praticamente bombardato e quindi diventa un uno contro tutti. Un linciaggio. È un linciaggio. Per il semplice magari messaggio di dire ma magari non sono d'accordo o non mi piace. Quindi secondo me è diventata un po' la terra di nessuno e quindi bisogna stare molto attenti e andarci insomma con in punta di piedi, però non si può fare sempre 0-0 nella vita, quindi se tu hai un'idea è giusto che su quel post magari esprimi la tua. Vabbè, a proposito di idea, vediamo un po' che idea ci dà per il pranzo di oggi il dottor Matthew in regia. Vediamo un po' che cosa abbiamo preparato. Vabbè, questo è pure io, dai. Sei fatto te tutto. È il contorno di zucchine, è veloce, dai. Non è che ci vuole. Stefania, a te piacciono le zucchine? Sì, tantissimo. Il problema è tagliarle così. Che non ci riesco mai. Con tipo il pelapatate, ci sono degli attrezzi che vediamo che lei che quello lì. Come si chiama? Aspetta, quell'attrezzo. Vabbè, il pelapatate, questo. Pelapatate, che in questo caso però è pela zucchine. Che in questo caso ti fa fare, insomma, le zucchine a sfoglia. Sì. Vabbè, dai, questo è tipo una tagliatella. Tra l'altro quest'anno grazie alle piogge che sono state abbondanti sono venute delle zucchine enormi. Sì, anche i cocomeri sono buoni. I meloni, i cocomeri sono davvero, davvero. Stefania, ce lo prepari? Questo, vabbè, questo dai, è facile. Anche io, però, le melanzane sono la mia. Ho capito, ma voi siete tutte brave a chiacchierare, a parlare. Pure te, ma non venite mai a bussare con i piedi. Come ma ti piatti, ma questo lo so fare pure io. Poi manca uno che ne portasse qui per mangiare. No, è vero, anche questo è vero. Però questo, attenzione, perché qui vanno praticamente messe con aglio e olio, quindi si cuociono sostanzialmente, si marinano, dico bene, marinano, vedi? Dalla regia annuiscono. Vabbè, insomma, vedi. Allora lo prometto, la prossima settimana le porto fatte io. Questo non piatto. Ci credo, sicuramente le farà la tua bellissima moglie. No, sono queste qua perché queste sono buone pure io a farlo, dai, non è difficile, non è, ci vuole tanto, insomma, dai. Antonio, lei in cucina come se la cava? Beh. Ma io ho una buona cucina di sopravvivenza. Bella questa, insomma. Sono stato studente all'estero, ho fatto l'Erasmus, ho dovuto imparare a cavare. Certo. Però una cucina di sopravvivenza. Quindi non si piatto glu, tramezzino. No. Pasta in bianco. Pasta in bianco. Pasta tonno, in bianco. Anche col tonno, il tonno è qua. Con un condimento. Tra l'altro tutti dicono pasta in bianco, ma la pasta in bianco la devi fare tanto al dente. Intanto la devi saper fare. Intanto ringraziamo la regia per questo. Grazie regia. Dicevo, la pasta in bianco è quella che sembra un po' più facile, ma in realtà la pasta in bianco, se voi noi la chiamiamo pasta in bianco, ma il cacio e pepe, la gricia, andatela a fare, che secondo me sono quelli più difficili. Io la mangio. È come la pasta con le vongole. Basta, è come la pasta con le vongole, Giulia, tu la sai fare la pasta con le vongole?
Lo sai fare, cioè riesci anche a fare quella cremina? Certo. Là, però sei a me bravo, io la preferisco più con il pomodoro, quindi un sugo che... Ah, ma con le vongole il sugo? No. Possiamo no, salutare le cozze, tutti qui. Dai, le cozze, qui ci possiamo andare, arrivederci. Non avete mai mangiato? Ma non si fa la pasta col sugo con le vongole. Ma non l'avete mai mangiato? Ma dove? A Sora forse? Io no. Scusate, ma no. Facciamo uscire Maurizio, no, per favore. Ma non vedi? Ma dai, ma non si può. Ma come? Avevamo fatto una bella puntata, adesso dobbiamo chiudere con le Maurizio, vongole col sugo. Per ma non favore, si silenziati, che è meglio. Ma dai, dai. Vabbè, a parte gli scherzi, passa la farà. Ce la farà lei. Passa con le ma è buonissima, ragazzi, ma è buonissima da leccarsi i baffi. Vabbè, io non l'ho mai assaggiata. Ecco, potremmo. Prima di criticare, assaggiate. No, però la pasta con le vongole non si usa Cassini, il pomodoro. Si può uscire, per favore. La pasta con le vongole, con il sugo, non va. A va, Roma, va. Diciamo, non ma a Roma c'avete un'altra mentalità. Ma come un'altra mentalità? Proprio, ecco, un'altra. Ecco. Da domani, non ci, da domani a Roma non ci vedono più nessuno. Bravo. Allora, intanto ecco. Adesso io vi volevo lasciare sì. Con due aforismi. Due addirittura. Il primo è quello che hai citato tu. Le vongole e il sugo. Mamma mia, per favore. Gesù! Rilassiamoci. Il bacio è un apostrofo rosa tra le parole d'amo, sì. Perché non potevamo non dirlo, l'hai detto tu in apertura, lo diciamo anche in chiusura, mentre Madre Teresa di Calcutta ci diceva, trova il tempo di essere amico perché è la strada della felicità. È vero, e con è questo, vero. Con questo possiamo concludere. Il piatto con le vongole al sugo, vi saluto. No, adesso vado a vedere se gli c'è. Spaghetti adesso con le vado vongole. A vedere ragazzi, se c'è lo spaghetto con le vongole con pomodoro. C'è mia madre che mi segue, mamma scrivi, fai vedere la ricetta. Signora ci prepari questo. Ma è una sua particolare, l'ha creata? No, no ragazzi, ma no. Esiste, ma dove vivi? Ma sicuramente esiste, come esiste il risotto con le, non so, qualsiasi altra cosa. Signora. È normale che esiste, però io non l'ho mai assaggiata, non la conosco. Questura. Può darsi che magari con il pomodoro può anche essere piaciuto. È una cosa meravigliosa. Va bene, ok. Intanto la salutiamo proveremo. Il nostro dottor Antonio Venezia e lo grazie, ringraziamo. Dottore. Grazie. Noi vi diamo appuntamento a domani, sempre alla stessa ora, sempre allo stesso canale. E andiamo a assaggiare questo piatto, non lo so, qualcuno lo farà. Vabbè, dai, a domani, ciao! Ciao! A casa di amici, il salotto di Radio Roma con Maurizio Martinelli.